E uno dei punti cruciali dell'accordo che l'Italia ha firmato il 2 febbraio con il governo Serraj, e poi accordo fatto proprio poi dalla comunità internazionale, dall'Unione Europea, con il vertice di Malta che si è fatto il giorno successivo, era quella di avere un impegno per il controllo dei confini. Controllo dei confini che fossero quello territoriale a sud e quello marittimo, attraverso un ruolo e un'attività da parte della Guardia Costiera. E su questo si è lavorato sul terreno della formazione, formazione non soltanto italiana ma europea. E si è lavorato anche sul terreno della capacità tecnica. In alcuni casi, in alcune operazioni, l'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione ha detto che l'intervento della Guardia Costiera libica ha salvato persone da morte sicura. E da questo punto di vista è chiaro che, come ho già detto in Parlamento, in riferimento alla vicenda che c'è stata, lì c'è un'indagine della magistratura, quella a riferimento alla questione con la nave Sea-Watch 3, c'è un'indagine della magistratura. Per quanto riguarda il governo italiano, sosterrà tutta la ricerca della verità con tutti gli strumenti che può essere, che può fornire, e non è un caso che io l'ho detto formalmente in Parlamento. Io penso che noi dobbiamo avere un quadro su quale vorrei che concordassimo. Che noi dobbiamo lavorare insieme e per migliorare l'attività della Guardia Costiera, soprattutto la cosa sulla quale dobbiamo lavorare tantissimo, è per cambiare le condizioni inaccettabili dei centri di accoglienza in Libia. Quello è il cuore della questione. Su quello posso chiedere che si lavori insieme. C'è adesso, in questo momento, è in corso di svolgimento un bando del Ministero degli Esteri per chiedere alle ONG italiane e internazionali di agire in Libia sul terreno della gestione dei centri d'accoglienza, su correggere alcune questioni drammatiche che ci sono. E tuttavia l'unico, diciamo, limite che io vorrei che condividessimo insieme è che tutto questo non deve portare a rinunciare a governare i flussi migratori e pensare che l'unica risposta sia quella di ritornare al fatto in cui i trafficanti di esseri umani decidono tutto quanto loro. Questo sinceramente penso che non sia l'interesse di nessuno, non stiamo costruendo un